È la quarta edizione della Summer School di Design in Town, quest'anno tappa a Siracusa, è la prima volta. Doverosa, è la prima volta, la seconda in Sicilia perché 2 anni fa siamo stati a Castelbuono, altra esperienza magica. Siamo sicuri e certi che questa esperienza magica si possa ripetere qui a Siracusa. Arriveremo con i nostri studenti, che sono 30 quest'anno, vincitori di 30 borse di studio da tutta Italia il 24 di luglio e lasceremo questa splendida isola l'8 di agosto. Sono 16 giorni, 20 docenti, 6 temi di lavoro per la città di Siracusa, legati al patrocinio anche del comune che ha concesso lo spazio dell'antico mercato che per noi sarà il quartiere generale di questo progetto. Selezioni serali aperte a tutti, invito i siracusani a venire all'antico mercato e a sentirsi raccontare di architettura, fotografia, design e comunicazione. 6 laboratori, questo è importantissimo, per il territorio, completamente gratuiti, 3 a settimana per 200 studenti siracusani o della provincia di Siracusa. E il tutto raccontato come vuole Design in Town in tempo reale in rete, come un grande reality. E al termine di questi laboratori che cosa riuscirà per la città? I temi di lavoro dei laboratori sono tutti temi legati al territorio, quindi noi progettiamo su brief che sono esigenze reali di comunicazione o di design o di progetto per la città di Siracusa e questi brief li abbiamo definiti insieme diciamo all'assessorato alla cultura e al comune di Siracusa o semplicemente anche parlando e raccogliendo le esigenze dei cittadini, quindi cerchiamo di risolvere dei problemi che sono per Siracusa importanti. I progetti vengono messi in mostra, quindi avremo 12 mostre perché 6 sono i lavori che fanno gli universitari e 6 sono i lavori che fanno i ragazzi del territorio. Quindi i risultati vengono dati in pasto, tra virgolette, alla cittadinanza e la cittadinanza può commentare e vedere il risultato di questi progetti in questi 16 giorni. Tutto poi rimane sul territorio e può essere tranquillamente utilizzato per promuovere il territorio, per migliorare il territorio, per partire con delle nuove intuizioni per comunicare Ortigia in giro per il mondo, così come Siracusa. Allora, MAID sta per Mediterranean Arts and Design, è un programma che nasce dall'Accademia di Belle Arti Rosario Gagliardi. L'Accademia di Belle Arti Rosario Gagliardi ha 20 anni di storia. Un gruppo di docenti, di cui anch'io faccio parte, ha deciso di farsi carico di questa realtà e di rilanciarla dandole un nuovo twist, se così possiamo dire, con un nuovo approccio più contemporaneo che però allo stesso tempo diciamo, affonda le proprie radici in quello che è il patrimonio sapienziale della Sicilia. Quindi la sfida, per certi versi un po' l'ambizione, è quello di andare a trovare un punto di convergenza tra appunto quello che qui esiste da millenni, il patrimonio storico, culturale, architettonico di questi luoghi, con invece un modo di leggere questa realtà decisamente più contemporaneo, per cui anche abbandonando una serie di cliché che rischiano poi di scadere soltanto nel, come dire, nell'artigianale o nel così un po', per certi versi anche alla fine nel naif. Ecco. E in che modo? In che modo? Andando a strutturare dei programmi che lavorano su diversi versanti. Il primo versante è quello di coinvolgere persone che hanno una visione in realtà alta, nel senso guardando, se io mi pongo sopra una cartina geografica e guardo alla complessità di quello che è il nostro mondo, per cui direttori di corso italiani ma che hanno forti esperienze acquisite all'estero, in alcuni casi anzi direttori di corso che tuttora vivono all'estero, per cui senza rinnegare ancora una volta, ci tengo a precisare, quelle che sono le radici di questo luogo, tant'è che per esempio uno dei 2 direttori del corso di design è siciliano, Andrea Trimarchi, però Andrea Trimarchi fa parte dello studio Forma Fantasma, studio che ha la sua sede ad Amsterdam. Andrea Trimarchi insieme col suo socio Simone Faresin, che è l'altra anima di Forma Fantasma, ha studiato prima qui in Sicilia, Giara, e poi ha vinto una borsa di studio per studiare a Eindhoven Design Academy, oggi insegna con Simone Faresin a Eindhoven Design Academy, che è la prima accademia di design, oggi penso di poter dire senza tema di smentita, in Europa, quantomeno la più importante, diciamo quella più innovativa, e che ha costruito un programma che lavora molto su quello che è la tradizione, nel senso di andare a capire per esempio nel caso specifico
quelli che sono quello che è il cuore della materia, per cui quando andremo a lavorare con la ceramica, quando andremo a lavorare con il legno, quando andremo a lavorare con il tessuto, faremo un salto indietro nel tempo andando a cercarci le crete dove le cercavano gli antichi greci, andando a riscoprire la capra girgentana dalla quale un tempo si andava a ricavare la lana, piuttosto che capire come funziona in effetti che il legno è materia viva. Però poi andando a metterci sopra, se possiamo dire, un contenuto di design, di progettazione nuovo, attuale, contemporaneo. Design in Town e Made, un doppio progetto sposato all'amministrazione comunale per venire incontro ai designer non solo siracusani. Per trasformare la nostra città in una fucina di creatività, chiaramente con una predilezione per il talento giovanile, per quello che i giovani possono esprimere, per il contributo che i giovani possono e devono dare alla crescita sociale e culturale di questa città, la realizzazione di un'ambizione della nostra città, ovvero della nostra amministrazione, ovvero di trasformare la nostra città in un luogo di formazione di alto livello che possa attrarre talenti provenienti da tutta Italia e perché no da tutto il mondo.